Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come rigenerare il nostro atomizzatore. Su scritto la ghiera dell'aria con tre fori dell'aria Pico. È bellissimo, ragazzi. Allora, questi sono tutti i pezzi di cui è composto. Vi faccio vedere come assemblarlo. In primis prendiamo il supporto per l'atomizzatore e ci inseriamo la ghiera dell'aria. Facciamo piano perché potrebbe spostarsi la guarnizione interna. Ok, c'è entrata benissimo. Ok, adesso è inutile che vi faccia vedere come rigenerarlo, perché sostanzialmente, se avete visto il mio video precedente, il del Kaifun V1 Style, il meccanismo è, diciamo, più o meno lo stesso. Solo che il Typhoon ha le basi poggiate direttamente su, mentre questo ce l'ha leggermente rialzate. Volendo, questo qui lo possiamo anche abbassare un pochino, però dopo vi faccio capire il perché è posizionata così in alto. Allora, inseriamo qui all'interno la guarnizione. Come vedete, su questo qui, se avete visto altri, c'è una guarnizione nera all'interno, invece questo qui è provvisto già di una guarnizione interna, quindi non necessita di ulteriore guarnizione. Poi c'è la protezione del tank, si inserisce, come vedete qui ci sono dei varchi dove si andranno a inserire quelle due torrette dell'atom. Allora, facciamo poi avvitiamo fin quando non raggiunge la sua destinazione. Ok, allora adesso vi faccio vedere come inserire il cotone. Allora, togliamo i primi due strati, lo addrizziamo per bene, lo allarghiamo un po' per permettere anche al cotone di essere meno unito e quindi più fibroso, da permettere al liquido di salire su perfettamente. La cosa importante con questo atomizzatore è che il foro della coil vada in corrispondenza dei due varchi. Come vedete, qui è posizionato per bene. Proseguiamo. Ok, e adesso proseguiamo ad inserire il cotone all'interno. È semplicissimo farlo. Basta inserirlo così, in questo modo, e cercare di farlo passare di là. Ci aiutiamo con una pinza, visto che comunque le mani non si riuscirebbero ad infilare. Allora, una volta che è passato, possiamo continuare con le dita. Ok. Ok, lo sfibriamo qui. Prendiamo le forbici e tagliamo le parti che non sono necessarie. Tagliamo di qua e anche di qua. Deve rimanere un po' di cotone sporgente da questo lato, che andremo ad addrizzare in questo momento. Così lo apriamo per bene, in modo tale che non funga, non sia esso stesso da esso l'ostacolo del nostro liquido. Ok, dobbiamo raggiungere un risultato del genere. Ok, iniziamo a bagnare la nostra coil. Come vedete, si sta inzuppando per bene. Possiamo già provarlo volendo. Per quest'atom vi consiglio comunque resistenze da 1 ohm, alla fine 1 ohm, 1 ohm e 2 vanno benissimo, perché comunque è un atomizzatore con svapo da guancia. Come vedete, in questo momento la resistenza è da 1.2 ohm.
e 15 watt sono più che necessari. Facciamo, proviamolo. Brucia benissimo. Ok, adesso chiudiamo il tank. Ok. Cosa molto importante da inserire questo OR piccolino per fare in modo che il serbatoio combaci benissimo con il nostro atomizzatore. Adesso prendiamo la ghiera. Adesso, una volta messo il tank su, mettiamo un po' di liquido al suo interno. Il liquido si inserisce dai fori sovrastanti all'atomizzatore. Ok, va benissimo così. Lo puliamo. Inseriamo il tappo per i fori, sennò altrimenti uscirebbe il liquido. Ok. Sostanzialmente il nostro atomizzatore è pronto così, però noi ci aggiungiamo un piccolo drip tip. Ok, l'atomizzatore è pronto e attendiamo 2 minuti che richiami il giusto Ok liquido ragazzi, 5 necessario. minuti I e... 5 minuti sono passati, possiamo proseguire con la prova di svapo. Vi ricordo, questa è una batteria alla KP Box. Se non avete visto la sua recensione, vi lascio il link in descrizione. Proseguiamo con una resistenza da 1,2 ohm a 15,4 watt, 4,3 volt. Di vapore ne fa un aroma davvero unico. Il cotone che sto utilizzando è comune cotone organico al 100%, nessuna marca particolare. È davvero un ottimissimo aroma. Vi lascio il link dove l'ho acquistato. Costa pochissimo e vale davvero tanto. Vi ringrazio per aver visualizzato il video, ragazzi. Se volete iscrivetevi al canale e mettete mi piace al video. Ciao ragazzi!